Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. Achille Lauro che unisce la tendenza di oggi, siamo nell'era del remix, dopo tutta l'ondata trap, adesso c'è questa esigenza di rifarsi al passato, siamo una società a livello musicale neorinascimentale. E quindi stiamo prendendo dal passato per riportare nel presente con eh, l'esigenza del concept album. E mi piace molto questa idea: questo fatto del creare un concept album che si rifà al passato. Eh, Achille Lauro dichiara che questo è stato comunque un progetto in cui ci farà divertire, per poi arrivare al progetto che cambierà la musica, itali musica italiana, internazionale. Non ho capito. Comunque, eh, questo progetto a me personalmente è piaciuto molto. Eh, ho da a dire qualcosina nella versione deluxe che è piena di monologhi, ecco quando Achille Lauro faceva i primi monologhi dove il denaro non può e roba varia era forte, toccante e roba varia. Tutti questi monologhi invece mi sanno un po' di vanità, di eccentricismo. Molto bella l'idea dell'FM, no? Cioè, guarda, a livello di immaginario, sto ragazzo è imbattibile. Eh, la versione Barbie di se stesso, cioè come crea l'immaginario Achille Lauro nessuno, c'è proprio, eh, neori, ho detto prima neorinascimentale, gliela farò a dirlo bene, eh, molto anche barocco a livello di stile, molto insomma non manca niente in questo ragazzo dal punto di vista dell'immaginario, l'ho dimostrato a Sanremo, lo continuo a dimostrare oggi nel web e tutto quello che ti pare. E, e, e la cosa bella di questo disco è appunto il viaggio nel passato, passando però per i tempi moderni. È un bellissimo viaggio. È chiaro che non è che a me piace molto la versione di Blue, ma bellissimo. Ma perché comunque, sono belle le melodie che ha ripreso. È un brano, è un, è un disco leggero che però nasconde quella malinconia di quegli anni, eh, nasconde quella pesantezza eh, che però è racchiusa, no? un po' come la volta a nove code di Naruto. Ecco, ci ha mostrato qualche coda, non l'ha fatta uscire in maniera spietata. I featuring non, non li commento troppo malamente in questo caso perché sono comunque dei piccoli interventi appunto ehm, ha giocato come se fosse una radio eh, di, di, di tempo fa e quindi sono questi piccoli interventi di questi ospiti e anche Jimmy Tights che dice le solite quattro puttanate però mi sembra piacevole questo è tutto dire molto bella le melodie del, di, del pezzo con Jimmy Tights e Gali eh, molto bella la versione di Sweet Dream moderna ma aspettavo un po' di più però da Sweet Dream eh, perché è uno dei miei brani preferiti ma a parte questo molto interessante. È chiaro che non si può mh, parlare in maniera completa di un disco a un giorno dall'ascolto. Mi sono preso diverse ore, l'ho ascoltato ieri notte, l'ho riascoltato oggi e, e, e mi soffermo sempre. Mi soffermo sempre lì perché è la mia preferita. Così come cioè, ehm, è bello risentire queste melodie che ci hanno toccato dentro, rivisitate in questo modo. Eh, a livello di testo eh, c'è il non detto, non, non viene detto molto, viene non detto tanto, però, e questa è un'altra cosa che apprezzo. E questo disco che sicuramente avrà un, un, un grande successo a livello di stream, è solo però la pipista di un progetto più grande che uscirà più in là, Achille Lauro ci farà sapere, e, e che però insomma a me fa, fa piacere io stimo molto Achille, mi piace molto anche in questa nuova versione sono un suo fan dai tempi in cui comunque raccontava la strada meglio di chiunque altro, come cantautore lo stimo, è certo che non lo reputo lo reputo più bravo come poeta di strada che come cantautore, però ha fatto concreti io la sua musica l'ascolto sempre e volentieri perché quello che porta la sua esigenza è più forte eh, delle sue carenze delle sue mancanze magari come cantante e talvolta anche come autore perché nel raccontare la strada era un poeta da dieci lode nel raccontare le emozioni in maniera Insomma, come le racconta un Vasco Rossi, la strada è ancora lunga, però insomma 16 marzo è un bellissimo brano. Io poi sono un grande fan di Bam Bam Twist, me la sono pompata centinaia di volte, e anche se insomma non stiamo parlando di un brano rivoluzionario, però mi piace, proprio mi piace, capito? Quindi... Ero molto entusiasta di questa uscita, continuerò a pomparla in questi giorni. Sto parlando di 1990. Anche il Back to Dance, la versione remix di 1990, che era uno dei suoi brani che io preferivo, lo preferisco ovviamente la versione originale, però è stato bello riascoltarla. I monologhi, sempre particolari, però, non c'è tecnica attoriale. Eh, c'è solo un'emozione, un'esigenza che però non è più pura. Cioè, non è più il diamante grezzo, è un diamante modellato che ci sta, che però a me personalmente, che lo conosco e lo seguo, non emoziona più. Magari a un fan nuovo, sì, ma a me no. Cioè, ci tengo a precisare un attimo il dettaglio. Eh, cioè, se tu vuoi fare dei monologhi e vuoi rifarti al mondo teatrale, comunque un minimo di tecnica ce la devi mettere. Se il tuo monologo è solo il raccontarti, eh, va bene una volta, va bene due volte, ma quando la tua storia ormai è sputtanata, raccontata, le tue emozioni non sono più come, come all'inizio. E quindi diventa vanità e centricismo, che è uno dei grandi problemi di tanti attori contemporanei e non. Se invece tu vuoi fare il monologo, l'arte del monologo, del racconto, anche l'arte del raccontarsi però in maniera professionale, allora devi studiare teatro, devi fare un po' di teatro, perché questa attitudine romanaccia, sfuggente, affascina una volta, ma dieci volte stufa. Ecco, questo è il mio concept sui monologhi. Però le melodie di questo brano sono meravigliose, le basi, le strumentali. Eh, bella per Achille, lo, lo continuo ad ascoltare volentieri e aspetto con ansia il nuovo disco.